Se guardiamo i mercati più maturi, l'e-commerce è ormai un canale di primaria importanza nella generazione dei consumi. In Cina o nel Regno Unito, ad esempio, ogni 100 euro spesi dai consumatori, circa 20 transitano online. Ma la crescita del settore la si vede un po' ovunque. In Italia, nonostante l'e-commerce rappresenti ancora il 7% degli acquisti complessivi, genera il 65% della crescita retail complessiva, ossia online più offline. Ma ora proviamo a vedere quali sono i protagonisti di questa crescita. In prima battuta i prodotti, i cui acquisti continuano a crescere a un ritmo molto sostenuto e fanno registrare un più 21% rispetto al 2018. Questo grazie a diversi comparti, sia maturi come informatica ed elettronica, arredamento home living e abbigliamento, sia emergenti come ad esempio food and grocery and beauty. Poi c'è il mobile, con lo smartphone che ricopre un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dell'e-commerce B2C. Nel 2019 il valore degli acquisti online da questo dispositivo costituisce il 40% dell'intero mercato. Infine c'è l'integrazione tra e-commerce e punto vendita fisico. Il digitale ricopre un ruolo sempre più complementare al canale fisico, grazie a modelli omnicanali sempre più evoluti e adottati dai retailer di tutto il mondo. Una trasformazione che attribuisce al negozio nuovi significati e funzionalità, prevalentemente in ottica relazionale, demandando la fase transazionale al commercio elettronico. Il futuro dell'e-commerce, insomma, sembra essere sempre più dipendente dallo sviluppo dell'offerta di prodotti, resa possibile anche attraverso l'integrazione omnicanale mobile all'interno della strategia di vendita di operatori sia fisici sia online.